Quelli che vedete nelle immagini che scorrono sembrano chiaramente degli attori intenti nella messa in scena di una commedia. In realtà sono degli interpreti speciali perché si tratta di medici. Medici in prima linea in corsia e medici sul palcoscenico in favore della beneficenza, quella vera, quella concreta. Il teatro di tradizione della città di Cosenza, Alfonso Rendano, ha contenuto e raccolto la grinta, la passione e la comicità di un gruppo di professionisti che attraverso la commedia di Edoardo De Filippo dal titolo La Fortuna con la F maiuscola, aggrimita con un sold out il Rendano per raccogliere fondi da destinare all'associazione Oncorosa che da anni sostiene i pazienti oncologici e le loro famiglie. Quella della Fortuna con la F maiuscola è la 11ª rappresentazione che Fonendo Boys and Girls rappresentano per dare aiuto a chi ne ha bisogno, così come ci spiegano i due veterani della compagnia. Sono 10 anni che questo gruppo di medici si riunisce per organizzare uno spettacolo di fine anno, di solito intorno al Natale, per raccogliere i fondi per sostenere una onlus oncorosa. Il fatto più importante è consistito nell'acquisto di alcune cuffie per le pazienti che fanno in modo tale che la caduta dei capelli risulta minima o quasi assente. Ha un costo di circa 70-80 mila euro e il costo deve essere anche supportato durante l'anno perché bisogna di personale che faccia funzionare questi apparecchi. Aiuto da 10 anni la nostra compagnia di colleghi Fonendo Boys e da qualche anno anche le Girls per effettuare di anno in anno questo spettacolo in favore di Oncorosa, questa onlus che si occupa di sostenere le pazienti, soprattutto le famiglie dei pazienti oncologici. In questa commedia siamo in 12. Ci sono dei giovani colleghi, ci sono anche delle new entry quest'anno, 2 colleghi che per la prima volta ci danno il loro supporto e abbiamo pensato di mettere sul palcoscenico questa commedia di Edoardo perché Edoardo De Filippo aiuta sempre con le sue riflessioni nel suo teatro gli ultimi e coloro che soffrono. Allora, mi devi fare un piacere. Sì, corri al bar, veloce, veloce. Sì. E gli dai 30 euro a Pietro Ciumino. E gli devi dire così. Preciso. Pietro. Donna Amalia. Ti aspetta. È stato un momento in cui la comunità cosentina si è raccolta in un unico abbraccio, creando un'atmosfera magica e di grande impatto.